un fenomeno che tocca profondamente le nostre valli e i nostri paesi. Molti partirono alla ricerca di un lavoro che permettesse a chi era a casa di poter vivere degnamente. Il Sirio partì dal porto di Genova con a bordo quasi 1.400 passeggeri. La maggior parte di essi erano migranti. Il pomeriggio del 4 agosto, come oggi, alle 5 di sera, presso Capo Palos, nella Spagna mediterranea, il Sirio si incagliò, forse perché navigava troppo rasente alla riva. Gran parte dei passeggeri, si racconta più di 400, fu scagliata in mare e morì annegata. Su questa triste storia nacque questo canto, che fu interpretato anche da Francesco De Gregori, armonizzato da Laura Crescini, il Sirio.